con alcuni dei miei libri per Ponti di Carta, questo festival bellissimo. Quindi per la prima volta la città di Ragusa dedica un festival alla letteratura per ragazzi, scegliendo un'immagine bellissima che è quella del ponte. Il ponte, come se vogliamo anche utilizzare la fantasia, rappresenta quasi una mano che incontra un'altra mano, no? Quindi si crea questo arco tra qualcuno che si incontra, e parlare di punti di carta significa costruire passaggi, costruire dimensioni che partono dai libri. E a proposito dei libri, sono qui con alcuni dei miei testi, oggi li presenterò qui a Ragusa. E quale sarà un po' il filo conduttore, no? Perché sono tanti. Io ho scritto sia romanzi per ragazzi, sia romanzi per, diciamo, per adulti, dei manuali creativi. E il filo conduttore sarà quello di spiegare l'invenzione che in ciascun libro c'è di un linguaggio e di una storia che ha un suono particolare. Ray Bradbury diceva che per scrivere un racconto, per scrivere qualunque storia, bisogna pensare che le idee sono dei coriandoli, dei coriandoli da buttare in aria, e poi lo scrittore si deve mettere sotto questa pioggia di coriandoli idee e inventare le storie. E quindi parlerò di questo, di quel qualcosa di particolare che è legato ad ogni libro, come da un'immagine si genera una storia. E così parlerò di Ravel, di Rossini, di Gemile e la nuvola, di Fouad delle farfalle, insomma, tanti libri, non mi dilungo ulteriormente, però ecco, quello che voglio sottolineare è sempre l'importanza che delle idee per la scrittura e dell'invenzione che sta alla base della creatività.